Buonasera a tutti, ci troviamo a Canicattini dove si è in allestimento il presepe vivente organizzato dall'Associazione dei quartieri antichi. Come possiamo vedere ci sono gli stendardi dove appunto si rappresentano i vari quartieri. Vorrei ricordare che manca un quartiere Priolo, purtroppo hanno perso lo stendardo, quindi volevo un po' dire questa cosa qui. In più partecipano all'organizzazione e all'allestimento del presepe anche la Proloco di Canicattini e l'amministrazione comunale. Seguitemi. All'ingresso del presepe ci attendono i Re Magi, che venuti da molto lontano si incamminano nel portare in dono l'oro, l'incenso e la mirra al Salvatore. So I wonder, can it be? Will every mile bring you to me? A promise made may still come true. So I am waiting here for you. Una caratteristica del presepe vivente è la messa in scena degli antichi mestieri. Qui stiamo vedendo un fabbro che sta forgiando un ferro caldo. Notiamo l'abilità nella lavorazione del ferro così incandescente che prende la forma che appunto il fabbro desidera. Ovviamente il falegname è un altro mestiere che caratterizza il presepe vivente. Qui possiamo vedere due falegnami all'opera. Proseguiamo con il nostro giro e troviamo due massaie che si apprestano alla preparazione del pane come appunto si faceva una volta con gli strumenti dell'epoca. L'asino guidato da un contadino traina l'aratro per preparare il terreno alla nuova semina e alla futura raccolta. Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries.
Listen to the rain. Here it comes again. Questa è la casa dell'intagliatore di pietra, che grazie alla sua maestria crea soggetti molto particolari e suggestivi. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Late at night, I drift away. I can hear you calling, and my name is in the rain, leaves on trees whisper. Un vero maestro nella lavorazione della pietra. Lei è il signor? Ganci Giovanni. Signor Giovanni, com'è nata questa passione per la lavorazione della pietra? Quando ero piccolo lavoravo al cimitero che vede dietro e facevo questo mestiere. Poi purtroppo il cemento è invaso la categoria e ho voluto cambiare di essere un muratore. Questo lo facevo in secondo quando entravo che in un appartamento, in un cuore c'era qualcosa e allora me le facevo per conto mio. Ora sono in pensione e passo il tempo così. Quindi adesso ormai è diventato un hobby, un passatempo, per le sue giornate. Esatto. Colgo l'occasione per farle dei miei complimenti perché è veramente bravo lei. Grazie. Buonasera, signor Ganci. Ecco inquadrato, vi è il pentolone della ricotta, dove un abile massaio si dedica alla preparazione sia della tuma che appunto della ricotta. Lei è il signor? La Rosa Paolo. Signor La Rosa Paolo, mi spieghi un po' come il latte si trasforma in ricotta, cosa si deve fare? Prima si deve fare il formaggio, si chiama tuma, sì. Poi si toglie la tuma e se ci mette, e se fa preparare per la ricotta, se sta un'altra oretta e se ci mette l'aria per salire la ricotta. Quindi diciamo che è un processo un po' complesso. Un po' complesso, ho lavorato. Finché il latte diventa questo composto qui, che io ho assaggiato ed è molto buono, devo dire. Buono, complimenti, sì. Signor La Rosa. Grazie. May it be an evening star. Ed eccoci finalmente arrivati nella Grotta Santa, dove il piccolo Gesù bambino è accudito da Maria e San Giuseppe e riscaldato dal bue e l'asinello. Thank you.
vicino a San Giuseppe, che è interpretato da Castellino Salvatore. Lei è anche il presidente dell'associazione, giusto? Sì. Associazione di nome? Comitato dei quartieri. Mi parli un po' di questa organizzazione del Presepe Vivente. È la nostra terzo anno di esperienza che facciamo il Presepe Vivente. Sono orgoglioso di tutti questi ragazzi che lavorano in sinergia, abbiamo realizzato tutto in pochi giorni, abbiamo fatto, e sono molto contento della riuscita di questo presepe. Noi ci siamo fatti un tour, insomma, dall'inizio lì dei Re Magi e siamo arrivati qui, e faccio i miei complimenti perché avete fatto un ottimo lavoro. Io dico un grazie all'amministrazione comunale, al sindaco Paolo Amenta, alla Proloco, gli assessori e tutti i ragazzi che stanno collaborando alla riuscita di questo presepe. Grazie a voi. Finito il nostro tour del Presepe Vivente, ci spostiamo nella piazza principale di Canicattini Bagni, dove è possibile ammirare l'atmosfera natalizia, non solo dall'installazione di queste splendide luci, ma anche dalla presenza dei presepi in miniatura. Da un'idea della Proloco stessa, quest'anno la realizzazione dei presepi si incentra sul tema del riuso degli oggetti. Qui tutti i personaggi e i vari componenti sono stati creati dall'utilizzo del bulbo della spiga, che grazie alla bravura artigianale sono diventate vere e proprie opere d'arte. Qui siamo nella lavorazione di questo presepe artigianale fatto da lei, signora, con i bulbi. Da piccola sapevo fare dei cestini. Poi da grande mia figlia mi ha invogliato, ci è venuta questa idea per fare queste immagini. E così qualcuno me le ha disegnate e io l'ho realizzata. Con l'arte delle sue mani ha fatto tutto. Queste bellissime creazioni. Sì. Lei non ha nessuna difficoltà, può fare la qualsiasi. Sì, però alcune disegnate, non è che... Però sempre della mia idea l'ho fatta. I nostri complimenti. Grazie.
Siamo qui in compagnia con l'assessore Marilena Miceli, nonché assessore al welfare e spettacolo, dico bene? Sì, sì. Buonasera. Buonasera, cosa ci può dire, cioè qual è stato il contributo del comune per la realizzazione del Natale e soprattutto del presepe vivente? Diciamo che quest'anno, lo sappiamo tutti, la situazione per gli enti pubblici è drammatica. Ci sono problemi di risorse finanziarie e di liquidità. Però nonostante questo l'amministrazione qui a Canicattini Bagni ha cercato comunque di far vivere le festività natalizie nel segno della solidarietà, di alcune iniziative coinvolgendo le associazioni del territorio. E devo dire che questo rappresenta un momento bello della politica per Canicattini, e cioè la sinergia forte tra l'ente pubblico, quindi il comune di Canicattini Bagni, e le associazioni di volontariato. Le iniziative, come dicevo, si sono svolte all'insegna della solidarietà, sono tante le manifestazioni. Abbiamo avuto il casinò di beneficenza organizzato da un'associazione di volontariato costituita solo ed esclusivamente da ragazzi al di sotto dei 30 anni. Poi abbiamo avuto altre iniziative svolte dall'associazione Lions, sempre all'insegna della solidarietà, e cercare di appunto sostenere quelle famiglie che si trovano in grande difficoltà. La gestione di tutta la parte organizzativa è stata affidata poi al Proloco del presidente Salvatore Petruzzelli, che come ogni anno ha collaborato in maniera sostanziale all'organizzazione di questa manifestazione. Anche loro, devo dire che nascono come associazione costituita da ragazzi e si spendono molto per promuovere appunto il territorio. Parlo di territorio perché la strategia di questa amministrazione è proprio quella di promuovere il territorio e di mettere in risalto le risorse fondamentali che c'è questo territorio, sia in termini paesaggistici che in termini proprio di risorse umane. E questo è appunto rappresentato dalla forte sinergia che ha avuto il comune con tutte le associazioni e con le risorse umane di Canicattini. Bene, grazie per le delucidazioni, buone feste. Grazie. E dulcis in fundo intervistiamo Salvo Petruzzelli, nonché il presidente della Proloco di Canicattini. Sappiamo che la Proloco si è molto spesa per la realizzazione di questo presepe e anche per diciamo tutte le manifestazioni natalizie. Cosa ci vuoi dire in proposito? Sì, grazie. È rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con il Natale canicattinese. Devo dire che l'amministrazione è attenta e premurosa a tutte queste iniziative. Noi siamo in prima linea, abbiamo contribuito attivamente alla realizzazione di quasi tutte le manifestazioni che girano intorno a Canicattini Bagni. E quest'anno fulcro principale di questo Natale è il presepe vivente, che è incastonato tra la bellissima cava qui che costeggia Canicattini Bagni e rievoca tutte le fasi più belle della cristianità e quindi del presepe. Da visitare assolutamente, tanto freddo, ma poi la parte suggestiva dà calore, quindi non bisogna mancare. Quindi dai un consiglio a tutti di visitare questa presepe e speriamo che ci sia un prossimo appuntamento per il 2013. Grazie. Grazie, arrivederci.